Ed eccoci alla terza parte. In questa terza parte voglio leggere con voi e commentare, andiamo un attimo su un fronte internazionale e sulle attualità, sulle cose che sono più di attualità. E ho trovato proprio stamani, cercando un po', digitando su Google, su guerra alla droga, war on drugs, sul modo di ricerca che uso per selezionare le notizie più attuali su quello che riguarda la, appunto, tutto il tema del narcotraffico e della guerra alla droga, ho trovato un articolo sul Tagikistan, che sembrerebbe un paese molto lontano da noi, in realtà lo è sicuramente, è un paese lontanissimo da noi per tanti aspetti. Si parla naturalmente di Asia, si parla di paesi che stanno nella rotta del narcotraffico, che dell'Afghanistan portano su verso il nord, verso la Russia e poi verso l'Europa. E il Tagikistan, comincia l'articolo, la più remota delle repubbliche centroasiatiche, sembra essere più al centro di complessi giochi diplomatici tra le grandi potenze, soprattutto in virtù del suo estesissimo confine con l'Afghanistan. Questo interesse da parte di attori esterni potrebbe innescare una serie di reazioni a catena in un paese ancora altamente instabile, dove gli equilibri emersi dalla fine della guerra civile potrebbero essere facilmente rimessi in discussione. Questa frontiera naturalmente è quella attraverso la quale passano tonnellate e tonnellate di eroina ogni anno, e appunto è un canale privilegiato per il narcotraffico. Proprio la frontiera tagico-afghana è stata al centro di un recente incontro fra il presidente Emomali Rahmon, versione derussificata del cognome Rahmonov, e il segretario generale della Collective Security Treaty Organization, alleanza militare che comprende Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan, con Afghanistan e Serbia, paesi osservatori, e l'Iran, possibile candidato. I due hanno convenuto sulla necessità, i due, quindi si parla del presidente e del Tagikistan e del segretario generale di questa alleanza militare, hanno convenuto sulla necessità di rafforzare la collaborazione per il controllo del confine fra Tagikistan e Afghanistan, soprattutto in previsione del ritiro americano del 2014. E vediamo come il narcotraffico sicuramente è gran parte di tutta quella che è le vicende geopolitiche del mondo. E tale linea di confine sta infatti diventando un vero e proprio incubo geopolitico per la sua porosità, e il grosso terrore è che oltre all'eroina afghana, come avviene attualmente, diventi un canale di passaggio anche per il fondamentalismo islamico, che da qui si diffonderebbe in tutta la regione. I miei più affezionati ascoltatori si ricorderanno che già avevo dato questa notizia con la formazione appunto di cellule di fondamentalismo islamico anche in questi piccoli paesi che stanno a nord dell'Afghanistan. D'altra parte abbiamo visto il doppio legame che lega terrorismo al narcotraffico. Le preoccupazioni internazionali sono accresciute, oltre che dalle incognite della futura politica afghana, anche dal vuoto in cui sembra essere precipitata la politica estera americana, che non vede l'Asia centrale fra le sue priorità. Gli Stati Uniti inoltre hanno appena fatto marcia indietro su tutta una serie di basi previste proprio in Asia centrale nel Caucaso, considerando che ne mancassero i presupposti per la realizzazione. Il Tagikistan, inoltre, rischia sempre più di trovarsi nel mezzo a una crisi diplomatica e geopolitica. E quindi vediamo come si collega il discorso sul narcotraffico ai discorsi proprio ai discorsi diplomatici e geopolitici, e come tutto questo abbia poi a che vedere con tutta quella che è l'organizzazione degli equilibri militari e degli equilibri politici nel mondo. Le due potenze, infatti, Russia e Cina, hanno visioni sempre più distanti in merito alla questione afghana, in particolare per quanto riguarda i rapporti col Pakistan e il suo rapporto con i talibani, arrivando di fatto a impedire che un organismo come la Shanghai Cooperation Association sviappendo una posizione comune. Inoltre Mosca sembra sempre più preoccupata dalla penetrazione cinese in Asia centrale, e la questione tagica diventa sempre particolarmente complessa, ancora più particolarmente complessa nella regione autonoma del Gorno Badakhshan, ossia la parte tagica del Pamir. In quest'area il paese il potere è di fatto tenuto da una serie di signori della guerra legati ai traffici con l'Afghanistan, e di quali traffici naturalmente si capisce bene di che cos'è che si parla. Chiunque si interessi del confine tagico-afghano non può fare a meno di relazionarsi con i capi militari della fazione sconfitta nella guerra civile degli anni 90, giunti ai ruoli di amministrazione civile grazie al processo di pacificazione. Tuttavia non ha mai cessato nella volontà di controllare la regione, nascondendola dietro la necessità
di combattere il traffico della droga, come è avvenuto nella pressoché fallimentare operazione svoltasi a Corogo nel giugno scorso, che suscitò violente proteste da parte della popolazione. E quindi vediamo con la scusa della droga come si attuino delle repressioni su alcune etnie in alcuni paesi con la scusa della droga. Di contro vediamo come, come queste azioni poi a livello di effettiva azione su quello che è il traffico di droga, di effettivo contrasto, non servono a nulla, spesso mascherano invece operazioni dove attraverso corruzione di forze politiche e di forze militari la droga circola sempre di più, non solo circola sempre di più, ma circola in maniera completamente incontrollata per quanto riguarda poi la purezza delle sostanze e proprio la tossicità delle sostanze, spesso arriva roba che assolutamente non ha più niente a che vedere con la sostanza originale. E sempre di più comunque sia il discorso del narcotraffico si intreccia con i movimenti fondamentalisti, con i movimenti terroristi, con i movimenti di ribellione a dei regimi, perché naturalmente come metodo di finanziamento è ottimo il commercio di droga o comunque le tangenti che si possono ricavare controllando il narcotraffico. E anche naturalmente poi entra tutto un discorso sui fondi che vengono spesi e che vengono dati ai governi per il contrasto al narcotraffico e che spesso vengono usati in direzione del tutto completamente opposta. E io a questo punto, avendovi dato delle buone notizie che purtroppo rimangono quelle delle volte precedenti di mesi fa, e quindi Uruguay e naturalmente i referendum americani, con in più devo dire però che l'intervento all'ONU del presidente colombiano ha la sua importanza. Io vi invito, se siete in grado di capire l'inglese o lo spagnolo, perché esiste il video in tutte e due le lingue, di andarvelo a sentire, perché è interessante, ce n'è anche un resoconto che è stato fatto a cura di un istituto internazionale che si occupa di droga. Ora non vi so dare link, però se siete connessi con la rete potete andare tranquillamente sul mio profilo Facebook o sul gruppo associazione, sulla pagina associazione antiproibizionisti radicali, e trovate i link a tutte queste cose che vi ho raccontato. Vi ho dato poi le cattive notizie che vengono dall'Italia, col fallimento della raccolta firme per il referendum che avrebbe depenalizzato i reati di identità. E abbiamo concluso adesso con un articolo uscito proprio stamani che parla del Tagikistan, anche se parla di questioni geopolitiche. Abbiamo visto come si intrecciano le questioni geopolitiche alle questioni legate alla droga, alle sostanze stupefacenti, ai narcotici. E con questo io grazie di avermi ascoltato, e la prossima volta, ciao.